Minuti finali di Spagna-Italia, sta vincendo 1-0 la Spagna, direi anche meritatamente fino a questo punto, però l'Italia non molla, stiamo andando avanti, magari un miracolo in un pareggio, anche se come ho detto all'inizio la Spagna ha giocato alla grande oggi, santo Donnarumma che ci ha salvato in parecchie occasioni. Ha preso anche un palo la Spagna con Williams, Nico Williams. Una furia su quella fascia. Di Lorenzo c'è il mal di testa questa sera. Ed è uscito, ci ha fatto pure un favore a toglierlo perché era qualcosa di straordinario. Un benvenuto a tutti ragazzi dal vostro Enrico Caffarelli, che purtroppo con voi sta guardando questa partita dove la Spagna la sta facendo da padrone, una nazionale, una squadra che ha un livello tecnico notevole, interpreti di gioco straordinari. Trovare il colpevole oggi secondo me è riduttivo per l'Italia, anche perché il gol è nato da, diciamo, da una disavventura tra Donnarumma e Calafiori, però non possiamo dire che la Spagna sta vincendo per culo. Diciamo che il gol è arrivato per culo, ma nel computo delle occasioni, per quello che si è visto in campo, la Spagna ha stradominato sotto tutti i punti di vista. La prima mezz'ora l'Italia non ha visto palla. E sembrava tipo l'Atalanta col Bayer Leverkusen nella finale di Europa League, vi ricordate, no? Non riuscirono ad uscire dalla metà campo, anzi dall'area loro. Hanno pure quel ragazzino Lamine Yamal, ancora deve compiere 17 anni ragazzi e ragazze, a settembre se non erro compie 17 anni, è più piccolo di mia figlia. Una roba assoluta, diventerà un campione assoluto se continua così, perché questi giovani sappiamo tutti che magari all'inizio della carriera sembrano geni incontrastati e poi si perdono nel corso nel futuro, insomma. Non credo che sarà la Miniaman ad avere questo esito, perché il ragazzo sembra molto intelligente, molto umile, non mi dà l'impressione che possa montarsi la testa. E poi a centrocampo Pedri, Rodri, fenomeni assoluti, non ce l'hanno fatta vedere a centrocampo la palla, passava a destra, a sinistra e mai l'abbiamo toccata. Infatti Jorginho è uscito al primo tempo, non è riuscito a cucire un'azione di gioco, non è stato capace di iniziare un'azione degna di nota, perché a centrocampo avevano non una marcia in più, due, tre marce in più. È inutile parlare dei singoli, perché sarei, ecco, ancora la Spagna avanti, sarei veramente una persona poco obiettiva, no? Un po' cattiva. Posso soltanto parlare bene di Donnarumma, che ha fatto dei miracoli. Ecco, un altro miracolo di Donnarumma. Un altro miracolo di Donnarumma. Delle parate che ancora tengono in piedi questo risultato, che stiamo sull'1-0, magari un miracolo all'ultimo secondo. Ecco, guardate Cucurella, mamma mia quanti capelli c'ha Cucurella, ma perché non me ne presta un po' a me? C'ha una foresta in testa Cucurella, 60 milioni Cucurella ragazzi, 60 milioni l'ha pagato il Chelsea. È un buon giocatore, però porca miseria, 60 milioni, è tanta roba, eh? Donnarumma statuario, certo che la Spagna però ha un gioco notevole, sempre, ecco,
Altra parata di Donnarumma. Gigante Donnarumma, ragazzi. Gigante Donnarumma. Mamma mia, che portiere, ragazzi. Dicevo, sul tiro di Nico Williams non poteva fare nulla perché l'ha messa proprio sotto al 7. Poi una folata di vento l'ha portata sull'incrocio dei pali, perché quello era il gol del 2-0. Quel ragazzo gioca con l'Atletico Bilbao. Mamma mia, quanto è forte. Ha un fisico, ma avete visto che Cristo che è? È imponente, veloce, rapido, tecnico. Porca miseria, che giocatori che hanno questi spagnoli. Noi siamo stati, quelle poche azioni che abbiamo avuto là davanti, siamo stati poco conclusivi, siamo stati inconcludenti. Scamacca sembra che ancora debba iniziare questo europeo. Con l'Albania va bene, è la prima partita. Oggi non pervenuto Scamacca. Speriamo che con la Croazia faccia qualche cosa, perché poi se mettiamo Retegui lasciamo proprio perdere, ragazzi. Non è che io ce l'abbia con Retegui, però non stiamo parlando del... Io mi ricordo Roberto Pruzzo, non so se voi ve lo ricordate, oppure che ne so, Milito, Diego Milito, o chi altro vogliamo dire, Bruno Giordano, non lo so, qualche centravanti con la C maiuscola, vabbè, ma avete capito, insomma, non è un bomber. Ecco, alla Luca Vialli, Gianluca Vialli, questi che ti fanno la differenza là davanti, che spaccano. Vieri, Cristian Vieri, Pippo Inzaghi, ma dove sono finiti questi calciatori, ragazzi? Questi calciatori, non lo so, ragazzi, non lo so. Io puntavo in Scamacca, vi dico la sincera verità, pensavo che potesse fare qualcosina con l'Atalanta. L'ho visto in palla, l'ho visto veramente in forma, e con l'Italia ancora deve cominciare a farsi vedere. Speriamo che lo faccia al momento giusto e al posto giusto contro la Croazia, che sarà la partita fondamentale, perché se non vinciamo con la Croazia siamo fuori. Ancora deve finire questa partita, stiamo proprio agli ultimi secondi, a meno che non ci sia un miracolo proprio di quelli clamorosi. L'abbiamo persa. Vabbè, andiamo avanti, stiamo andando ancora avanti, e non si sa mai, magari una botta vabbè, ma se facciamo sti grossi, però se facciamo sti grossi, cambia su, dai, metticela un po' di forza su quel piede, cambia su. Mamma mia, ragazzi, mamma mia. E dai, no, io non voglio parlare dei singoli, però metteteci pure un po' di impegno, un po' più di verve, di voglia, andiamo, no? Dai, famo sto gol, dai! Porca di quella miseria, porca. Dai, Battista, che okay, ha ammonito per chi? Ha ammonito Carvajal. Ma quanto sta dando di recupero? Meno male, dai, Battista, facciamo gol all'ultimo secondo da calcio d'angolo, dai! Cambiasso, batti bene, Cambiasso. Bacci pure te, Donnarumma, che stasera a te manca il gol. Gli manca il gol a Donnarumma stasera per fare la partita della vita. Dai, Gigione, buttala dentro, Gigione. Non ci conta. Oh, dai, fischia il rigore, però, arbitro, fischia il rigore. Andiamo. Batti bene, Cambiasso. Dai. Dai, Gigione, facci il gol. Oh, e fa batte, andiamo. Dai. Orca, Lenormant, andiamo. Lenormant, dai. Batti bene, Cambiasso. Batti bene, dai. Dai. Dai, ancora, dai, tira. Metti in mezzo. Dai. Dai. Ma che cavolo ho fatto? Non la più. Che è? Che è successo? È finita, ragazzi, abbiamo perso, la Spagna ha meritato, anzi 1-0 è pure poco, se andiamo a guardare, è pure poco. Speriamo bene contro la Croazia. Ci abbiamo questa partita ancora, ce la dobbiamo giocare. La Spagna è una delle favorite alla vittoria dell'europeo, lo sapevamo,
e oggi ce l'hanno fatto vedere. Speriamo che contro la Croazia vedremo un'altra Italia, sicuramente è un'altra prestazione al cospetto di questa contro la Spagna. Buonanotte a tutti ragazzi, da Enrico Caffarelli e ragazze, ciao.